In farmacia non si trovano alcuni tipi di medicinali, ma i farmacisti rassicurano, non c'è da preoccuparsi perché ci sono gli equivalenti. Tra le cause della carenza, la larga diffusione delle sindromi influenzali. Una strada più larga e ancora più verde nel progetto di riqualificazione di viale Rainusso a Santa Margherita Ligure. Saranno tolti i parcheggi a lato strada. I lavori dureranno circa un anno. In questa festa di Dio che si fa bambino pensiamo ai bambini ucraini, lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale, invitando a pregare per la pace. Telepace, un'iniziativa profetica, così Monsignor De Vasini ha formulato gli auguri a tutti i collaboratori dell'emittente nel giorno in cui si faceva memoria di Monsignor Ferrari, il vescovo che diede impulso a questo strumento di evangelizzazione. Un ambulatorio mobile per portare visite e controlli gratuiti alle persone che vivono nei luoghi più periferici, lo hanno acquistato il Rotary Club genovese, inaugurato dal devoto Marini Sivori di Lavagna. Le suore Giannelline a Betlemme, una presenza viva nella terra di Gesù, nella puntata di Missione Mondo, il racconto di Suor Rosa de Toro, argentina della comunità di Ortas, il nostro servizio raccontato risponde ai bisogni della gente. Per la ginnastica Riboli di Lavagna è stato un anno positivo, oltre al titolo italiano tante buone prestazioni per le ragazze dell'agonistica e un numero di tesserati sul livello del pre-Covid. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi temi sanitari in apertura, non si è ancora risolto il problema della carenza di alcuni farmaci iniziato nei mesi scorsi. Adesso a trainare le richieste in farmacia è soprattutto la larga diffusione dei virus influenzali. I farmacisti spiegano che la situazione è sotto controllo e non bisogna fare allarmismi. Sentiamo. Bisogna dare la ricetta medica e non arriva. Ci sono prodotti che non si riescono più a trovare nelle farmacie in questo periodo e non dipende dal punto vendita ma direttamente dalle case di produzione. La carenza di alcuni tipi di medicinali è iniziata ormai da diversi mesi, semplificando molto, soprattutto sono conseguenza della carenza di materie prime e della guerra in Ucraina. Adesso la situazione è leggermente cambiata, sono tornati ad esempio i farmaci per il sistema nervoso e gli antinfiammatori e antipiretici pediatrici, ma la diffusione dei virus influenzali sta creando altre richieste. Le problematiche sono probabilmente dovute al fatto che girano in questo periodo tantissima patologia riguardante virus e batteri. Forse dovuta anche al fatto che è da parecchio tempo che giravamo con le mascherine e invece fortunatamente ce ne siamo quasi liberati. A mancare sono i mucolitici, gli antibiotici e alcuni tipi di farmaci per lo stomaco, carenze che non si possono ripianare in poco tempo. Anche perché le industrie, da quello che ho verificato, avevano una previsione di produzione riguardante anni in cui c'era assolutamente meno patologia. Le programmazioni sono fatte annualmente, probabilmente è andato qualcosa storto. I farmacisti spiegano che non c'è da preoccuparsi, il fatto che manchino alcuni tipi di medicinali non significa che non sia possibile curarsi. Non bisogna avere grandissime preoccupazioni, soprattutto non fare accaparramenti come avevamo già detto in precedenza. Usare eventualmente farmaci equivalenti e seguire, nel caso che non ci sia il farmaco equivalente adatto, il consiglio del medico per eventualmente trovare terapie alternative. Ci spostiamo ora a Sestri Levante con una notizia diffusa oggi ma risalente al 15 dicembre scorso, quando il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Sestri Levante. Vediamo la notizia sul nostro sito teleradiopace.com. Scioglimento a seguito della deliberazione dello stesso Consiglio Comunale riunito il 21 novembre, in cui ha dichiarato la decadenza di Valentina Ghio dalla carica di sindaco. Il testo unico degli enti locali comprende l'elezione quale causa di incompatibilità. Valentina Ghio è eletta alla Camera dei Deputati, quindi era incompatibile, è indicato la decadenza quale conseguenza. Tra gli altri veniva indicata anche la decadenza quale presupposto per lo scioglimento del Consiglio. Consiglio e Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, così come è stato chiarito dallo stesso decreto legge del 2020. In sostanza il provvedimento di scioglimento non comporta il commissariamento dell'ente, che invece scatta nel momento in cui il
sindaco si dimette dall'incarico. Nel caso della decadenza per incompatibilità sopraggiunta, le funzioni del sindaco restano in capo al vice sindaco e il consiglio resta in carico sino alle elezioni, che per quanto riguarda stesse rilevanti si sarebbero comunque tenute nella prossima primavera, anche nell'ipotesi in cui Valentina Ghio non fosse stata eletta alla Camera dei Deputati, in quanto il prossimo anno termina il mandato del consiglio eletto nel 2018. L'amministrazione di Santa Margherita Ligure ha presentato alla cittadinanza il progetto di riqualificazione di Viale Rainusso. Sarà allargata la strada e ci sarà anche più verde. Sentiamo. Migliorare la circolazione dei mezzi senza sacrificare il verde pubblico. Nel progetto per la riqualificazione di Viale Rainusso, l'amministrazione di Santa Margherita Ligure decide di conciliare l'esigenza di allargare la strada per permettere l'incrocio di mezzi grandi che percorrono insieme le due direzioni di marcia e quella di non sacrificare il principale viale alberato della città. I marciapiedi saranno sistemati mantenendo le attuali dimensioni. L'allargamento della strada avverrà togliendo i parcheggi. Per quanto riguarda gli alberi, saranno salvati quelli in salute e sostituiti gli altri. Al momento ci sono 62 tigli e 42 aranci. È la scelta che abbiamo fatto alla fine, perché un progetto così deve avere un valore identitario. Storicamente è sempre stato il nostro viale alberato, quindi lavoriamo in quella direzione, salvando tutte le piante che possono essere salvate, integrando tutte quelle che negli anni sono venute meno. Quindi alla fine avremo decine e decine di alberi in più rispetto ad oggi e uno avrà proprio la percezione del lungo viale di alberi. Sarà messa una siepe tra il marciapiede e la strada, saranno installati un nuovo impianto di illuminazione e telecamere di videosorveglianza. Il costo complessivo dei lavori è di 2 milioni e mezzo di euro e gli interventi dovrebbero durare circa un anno. Fra l'altro è un viale ampio che pertanto consente presumibilmente di poter essere gestito un lato per volta a lotti differenti, in maniera per l'appunto da incidere meno possibile, e sospenderemo i lavori durante la stretta stagione estiva. L'intervento, spiega l'amministrazione, segue idealmente un percorso di riqualificazione complessivo dell'area. Fra l'altro è anche una zona nella quale a metà del viale abbiamo già riqualificato il parco del flautomagico prima e il minigolf dopo, quindi due aree che sono già di accoglienza e che ben si inseriscono in un contesto che vuole essere di verde al centro urbano cittadino. La pagina ecclesiale ora. Papa Francesco questa mattina in udienza generale ha proseguito il ciclo di catechesi dedicate al tema del discernimento. Tutto quello che si fa nella vita, spiegato, va fatto in maniera consapevole. Al termine dell'udienza Francesco è tornato a parlare dell'Ucraina, in particolare il pensiero del Papa è andato ai bambini. Sentiamo. La preghiera finale il Papa la dedica al popolo ucraino che vivrà il Natale senza luce, senza riscaldamento e senza le cose principali per sopravvivere. Nella festa in cui Gesù si fa bambino, Francesco invita a pensare soprattutto ai bambini dell'Ucraina. Quando li ho trovato qui, la maggioranza non riesce a sorridere. E quando un bambino perde la capacità di sorridere, è grave. Questi bambini portano su di sé la tragedia di quella guerra. Durante l'udienza il pontefice ha proseguito le catechesi sul tema del discernimento. È la vita stessa, dice, ad essere molto complicata, non solo l'azione del discernere, ed è importante saper leggere e compiere in maniera consapevole le scelte che la vita stessa ci mette davanti. Ci sono, per fortuna, degli aiuti che ci supportano nel discernere. Il primo è il confronto con la parola di Dio e la dottrina della Chiesa. La voce di Dio è discreta, rispettosa e bisogna entrare nella pace del cuore per sentirla. E tante volte non è facile entrare in quella pace del cuore perché siamo indaffarati di questo, di là, tutta la giornata. Ma per favore, calmati un po'. Entra in te stesso, in te stessa. In due minuti, fermati. Un altro aiuto arriva dal rapporto affettivo con la scrittura. La parola di Dio sempre ti fa guardare dall'altra parte. Cioè, c'è la croce qui, è brutto, ma c'è un'altra cosa, una speranza, una risurrezione. La parola di Dio ti apre tutte le porte, perché Lui è la porta, il Signore. Prendiamo il Vangelo, prendiamo la Bibbia in mano. 5 minuti al giorno, non di più. L'ultimo aiuto è quello dello Spirito Santo, che è la presenza di Dio nelle persone. Infine, il Papa sintetizza quello che è lo scopo del discernimento, ossia il riconoscere la salvezza che Dio opera nella vita di ogni uomo e donna.
Nel giorno del 16° anniversario dalla nascita al cielo di Monsignor Daniele Ferrari, il vescovo De Vasini ha ricordato nella preghiera il suo predecessore durante la messa della novena di Natale che trasmettiamo ogni giorno alle ore 18. È stata questa l'occasione per porgere gli auguri di Buon Natale a tutto lo staff dei collaboratori di Teleradio Pace, emittente nata dall'intuizione profetica del vescovo Ferrari. Un uomo sapiente, di quella sapienza che germoglia dall'umiltà. Così il cardinale Angelo Bagnasco aveva definito il vescovo Daniele Ferrari in occasione della messa esequiale, un'immagine che rispecchia quella del pastore della diocesi di Chiavari dal 1973 al 1995, alla cui intuizione si deve la nascita di Telepace. Per questo, nel giorno in cui si fa memoria della nascita al cielo del vescovo Daniele, una rappresentanza dell'emittente diocesana si è raccolta in preghiera insieme al vescovo De Vasini, che ha rimarcato il motivo ispiratore di questa realtà. Mettere a contatto il vescovo e tutta la realtà ecclesiale con tutta la popolazione, anche con quelli che non frequentano troppo la Chiesa, soprattutto con i malati e con gli anziani che volentieri sentirebbero una buona parola e che non hanno più la possibilità di uscire di casa. Telepace dunque è stata per il vescovo Ferrari uno strumento provvidenziale, avveniristico rispetto ai tempi in cui è nata, profetica per il vescovo De Vasini che nel porgere gli auguri di Buon Natale ai collaboratori e ai volontari che vi operano ha auspicato una sempre maggior condivisione con i vescovi della Liguria di questo strumento. Iniziativa che la diocesi di Chiavari porta avanti con convinzione, coraggio, entusiasmo. Iniziativa che speriamo possa essere presto pienamente condivisa da tutti i vescovi della regione ecclesiastica Ligure. Fare visite e screening di controllo anche nei centri più piccoli grazie ad un ambulatorio mobile è il progetto Terapie Digitali per la Prevenzione e la Cura promosso dai Rotary Club genovesi per diffondere l'importanza della prevenzione. Un ambulatorio mobile dotato di tecnologie avanzate per le visite e i controlli medici. Lo hanno acquistato i Rotary Club genovesi e nelle prossime settimane sarà in giro nei centri più periferici della ASL 4 e della ASL 3 per cercare di avvicinare il più possibile i servizi alla popolazione. Si tratta soprattutto di diffondere l'importanza della prevenzione. Certamente è un segnale che diamo, sono delle sperimentazioni, sono dei test, ma siamo certi che con la medicina digitale questi servizi saranno rapidamente e anche in modo molto efficace, molto efficiente, distribuiti anche a coloro che, come dicevo, vivono lontano dai centri attrezzati. Il mezzo è attrezzato per fare visite mediche base, televisite, OCT, visite pneumologiche e riabilitazione a distanza. Un ultimo dettaglio sulla riabilitazione: stiamo lavorando molto con l'Università di Genova proprio per realizzare delle applicazioni anche in campo pediatrico, quindi consentire anche ai bambini di poter effettuare la riabilitazione a domicilio, seguiti dai genitori e a distanza, quando occorre, da medici e fisioterapisti. Non esiste ancora un programma definito delle tappe, ma il mezzo del Rotary lavorerà in sinergia con ambulatori, farmacie e pubbliche assistenze. Il progetto, denominato Terapie Digitali per la Prevenzione e la Cura, è stato possibile anche grazie a Liguria Digitale, l'Ordine Regionale degli Ingegneri e l'Università di Genova. È stato presentato insieme ad ASL 4 nella SP Devoto Marini Sivori di Lavagna. Alcuni ospiti si sono sottoposti ai screening come l'esame OCT. Purtroppo l'RSA per alcune persone diventa il domicilio. Quindi portare qui l'OCT vuol dire fare un esame certo, refertato da eccellenti medici e in assoluta certezza di fedeltà della diagnosi e prontamente iniziare a curare il paziente, che altrimenti arriverebbe all'ipovisione perché nessuno gli diagnostica la maculopatia. Cresce il numero dei soci della Società Economica Chiavarese e prosegue l'iter per la digitalizzazione e catalogazione del patrimonio dell'ente. E quanto emerso nell'assemblea dei soci riunita sabato mattina in sala Ghio Schiffini. Il bilancio preventivo 2023 per la parte ordinaria chiude con un leggero disavanzo dovuto all'aumento dei costi dell'energia e alla manutenzione di alcuni immobili. La parte straordinaria invece è legata ai contributi a fondo perduto che verranno utilizzati per gli eventi e i progetti pluriennali.
triennali. Nel Consiglio sono entrati a far parte 18 nuovi soci. Nel corso dell'anno sono stati ospitati e organizzati un totale di 120 eventi, aumentando sempre più la rete di collaborazione nel comprensorio. Per il 2023 sono già in programma 25 eventi. Per quanto riguarda l'iter del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il grande successo è stato aver inserito il progetto 2023 l'economica polo bibliotecario e museale 4.0. Nella puntata di Missione Mondo in onda questa sera su Telepace 1 al canale 12, Don Maurizio Prandi intervisterà Suor Rosa de Toro, giannellina della comunità di Ortas a Betlemme. Sarà l'occasione per approfondire la conoscenza di questa piccola realtà internazionale di religiose che operano in un territorio dove coesistono musulmani, ebrei e cristiani. Le suore si dedicano all'accoglienza dei pellegrini e allo svolgimento di quei servizi più umili in risposta ai bisogni della popolazione. Una breve anticipazione. C'è un santuario di Nostra Signora dell'Orto poco distante da Betlemme, attorno al quale prendono vita due comunità di suore giannelline. Ad Ortas sono presenti quattro suore, una italiana, una indiana, una proveniente dalla Giordania e una argentina, Suor Rosa de Toro, che racconta così il servizio svolto. È un posto proprio dove ci chiede la gente: ma come potete vivere lì? E come possiamo vivere lì dove non sarebbe piacevole venire, no? E viviamo del Signore, viviamo la presenza di Maria, essere sostenute. L'altra comunità giannelliana è a Betlemme, in essa operano tre suore al servizio dei bisogni della popolazione. La cura degli anziani è un altro servizio che non è del più ricercato, no? Le giannelline vivono in una realtà a maggioranza musulmana. L'impegno comune è alla coesistenza nel rispetto delle reciproche diversità. Il contatto con le famiglie musulmane è quotidiano, è diretto, è spontaneo, è fondato soprattutto nel rispetto mutuo e nella fede e nell'unico Dio. Le suore giannelline si preparano al Natale vivendo in prima persona i luoghi della Natività di Gesù. A me particolarmente piace tanto quando scendo alla Natività, alla grotta di Betlemme, sedermi lì e pregare per i pellegrini. Sì, perché sì, Gesù sta presente dappertutto, ma vedo entrare questi gruppi di pellegrini che possibilmente hanno fatto un sacrificio tutta la loro vita per poter venire almeno una volta a Betlemme. Mi piace sedermi e pregare per loro e presentare a Gesù questo. È una tradizione molto cara alla comunità. Nella parrocchia di San Maurizio di Monti a Rapallo, alcuni collaboratori, insieme ai bambini e alle bambine che frequentano il catechismo, hanno ripreso la costruzione della tradizionale capanna sopra l'altare della chiesa. Qui la notte di Natale, alle 22 di sabato, verrà celebrata la Santa Messa presieduta dal parroco Don Emilio Arata e animata dal coro che, con Alessandro Magnasco all'organo e Andrea Cardinale al violino. La capanna si potrà ammirare anche nei giorni festivi dopo Natale, dalle 15 alle 18, sino a domenica 29 gennaio. Auguri in musica per questo Natale 2022 da parte dell'Istituto Comprensivo di Lavagna, un'occasione unica che è andata in scena alla Basilica di Santo Stefano. Gli alunni del musicale hanno suonato una ventina di brani del repertorio natalizio, ma non solo. È un messaggio di pace e di continuità nella pace. E stare tutti insieme significa condividere i momenti più difficili e i momenti meno difficili. E questo è uno particolarmente bello. Ritrovarsi insieme tutto il comprensivo qui nella Basilica di Santo Stefano. È un'occasione che non potevamo perdere. Dopo tre anni fra pandemia e incidenti vari, tutto l'istituto si è messo in gioco, dalle elementari alle medie, per due ore e mezzo di meraviglioso concerto, 20 brani tra coro e strumenti e tutto il dipartimento di musica cappeggiato dal professor Angelini. Non è stato facile arrivare a questo. È stato molto difficile, i ragazzi hanno avuto poco tempo,
da settembre che lo prepariamo, però abbiamo lavorato tutti insieme, questo è lo spirito del comprensivo, il comune, i professori, la scuola, i ragazzi, i genitori, le famiglie hanno lavorato tutti per ottenere questo risultato e vedrete che cosa meravigliosa. Una comunità che si ritrova intorno al mondo della scuola lo fa con lo sport, lo farà anche prossimamente, ma anche la musica è uno di questi. Sì, devo dire che sicuramente è più fustaiola la musica rispetto allo sport, però crediamo molto in tutti e due i progetti. Diciamo che con questa preside che ha un entusiasmo pazzesco, le cose non le facciamo in piccolo ma le facciamo in grande e questa è sicuramente l'occasione che lo dimostra. Anche passato qualche decennio, ma il sorriso sembra ancora più radioso di 60 anni fa. A Rapallo, Salvatore Cagnazzo e Vincenza Russo hanno festeggiato un traguardo davvero invidiabile, quello dei 60 anni di matrimonio. Si sposarono infatti pochi giorni prima del Natale, il 20 dicembre del 1962, e hanno voluto celebrare questo anniversario con un biglietto ricordo che unisce alla gratitudine per la lunga unione anche l'augurio per le festività alle porte. Enza e Salvatore hanno vissuto alcuni semplici momenti di festa circondati dall'affetto dei figli Annarita e Marco Cagnazzo, del genero Giorgio Caralis, della nuora Arianna Sturlese, dei nipoti Rachele ed Elia. A loro va anche l'affetto da parte di Telepace e un augurio sincero. Ora vediamo quali sono gli appuntamenti nell'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per giovedì 22 dicembre. Dalle 9.30 alle 17 nella sala Chioschiffini della Società Economica di Chiavari si svolgeranno i lavori del convegno Umanizzazione e Qualità nelle Cure, Risultati e Prospettive in ASL 4. In piazza Aldo Moro a San Salvatore di Cogorno saranno esposti gli oggetti del mercatino di Natale delle scuole organizzato dall'Istituto Comprensivo e dal Comune di Cogorno. L'allestimento sarà arricchito da esibizioni cioccolata calda e vin brûlé. Inizio alle 15.30. Concerto natalizio a Villa Gelsomino di Santa Margherita Ligure, l'inizio alle 16.30, è prevista la partecipazione di Giulia Ermivio, seguirà Rinfresco. Sino all'8 gennaio il Parco Canessa di Rapallo ospita il villaggio di Babbo Natale al mare, in compagnia di tanti personaggi, i bambini possono partecipare a laboratori creativi, musicali e teatrali. Nella frazione di Paggia a Carasco, sino all'8 gennaio, è visitabile il presepe situato all'interno di un vecchio frantoio allestito per la maggior parte utilizzando personaggi fatti a mano. Gli orari di visita dalle 15 alle 19.30. Nel foyer dell'Auditorium San Francesco a Chiavari, sino all'8 gennaio, mostra fotografica con le opere in concorso al premio Chiavari, la collettiva del dopolavoro ferroviario, l'almanacco Entrare nel cuore. Gli orari feriali 16.19, sabato e festivi invece dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Apriamo ora la pagina sportiva, iniziamo con il calcio, nuovo acquisto per la Lavagnese, il difensore centrale Igor Brondani da Luz, 27enne brasiliano di Rio Grande do Sul, ha esordito a 20 anni nella Serie A brasiliana collezionando 3 presenze il primo anno e 4 il secondo. Nel 2020 ha giocato nel Futbe, il campionato di Serie A venezuelana, con il Monagas, dove ha giocato 18 gare realizzando una rete. L'anno scorso in Italia 25 presenze nel eccellenza con la squadra sarda del Castiadas e quest'anno 4 presenze in Serie D con il Gozzano.
La Prorecco, siamo passati alla pallanuoto, ha vinto 14-7 nella quarta giornata di Champions League giocata nelle piscine di Albaro, partita condotta dai biancocelesti sin dalle prime battute. I parziali dei primi due quarti sono stati 6-2, 5-3 nella seconda metà della gara, meno occasioni e in generale meno gol. Con questi tre punti la squadra di Sandro Sukno sale a 9 punti e segue il duo Olympiacos Barceloneta che è in testa a punteggio pieno. Era l'ultima partita dell'anno per la Prorecco, il primo impegno del 2023 sarà il 10 gennaio con l'Hannover per la quinta giornata di Champions. Regione Liguria ha concesso 210.000 euro al comune di Recco per i lavori di messa a norma del campo da rugby. La somma totale stimata necessaria per il restyling completo è di 550.000 euro. Il progetto, divenuto esecutivo con l'approvazione in giunta comunale, prevede la sostituzione dell'attuale tappeto sintetico con un nuovo sistema certificato che permetterà alla Prorecco Rugby di riprendere tutte le attività. Il nuovo manto sarà omologato recependo il regolamento prescritto dal World Rugby e dalla FIR, permettendo alla società di tornare a disputare le partite a Recco. Sarà inoltre realizzato un impianto di irrigazione. E passiamo ora alla ginnastica, tempo di saggi di fine anno e bilanci per la ginnastica Riboli di Lavagna, c'è tanta soddisfazione, ci spiega il presidente Eugenio Perrone, non solo per i risultati sportivi. Sentiamo. Una stagione estremamente positiva, quella della ginnastica Riboli Lavagna, sia per la sezione ritmica sia per la sezione artistica. Lo dice il presidente Eugenio Perrone, che sottolinea il titolo italiano J1 alle clavette di Corina Negru e altre prestazioni importanti. La partecipazione agli altri campionati comunque ci ha visto sempre protagonisti tra le prime 10-12 squadre, quindi tutto sommato per una associazione di provincia, diciamo, competere con le blasonate società italiane è un onore per noi. Per la ginnastica artistica la stagione è terminata con i campionati nazionali a Jesolo. Gli atleti della ritmica invece a febbraio hanno il campionato di Serie B. Adesso è periodo soprattutto di saggi di fine anno per le circa 250 tesserate totali. Le agoniste, che anche nel periodo Covid comunque hanno avuto il permesso di allenarsi in palestra, sono in tutto sono una 70-80. Come per quasi tutte le società, non è stato semplicissimo ritrovare gli stessi numeri, soprattutto per i bambini e le bambine più piccole, dopo il periodo dell'emergenza sanitaria. Ora i numeri sono tornati al livello pre-Covid. Poi in tutte le società, non solo la Riboli, ma in tutte le società le bravi insegnanti si sono organizzate, facevano la preparazione online con gli strumenti della tecnologia, quindi comunque non è stata la stessa cosa farlo in palestra. Con lo sport si conclude questa edizione di Tiguglio Oggi, l'informazione ritorna domani mattina alle 7.30 con il TG Rassegna Stampa condotto da Marco Revello e alle 12.45 con la prima edizione di Tiguglio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di serata.